Ciao a tutti ragazzi, sono Davide Ascipi e benvenuto in questo nuovo video e questa volta vedremo in azione la Duca d'Aosta su World of Warship. Ok, eccoci tornati, adesso ho spostato in alto a sinistra la webcam. E adesso faremo una prova alla Duca d'Aosta. Come detto prima, ci sono i punti, questi punti qua, stellina in alto a destra, sono i punti complessivi che potete sbloccare tutti gli alberi. Adesso vi faccio vedere anche se possiamo potenziare della Royal Navy, ma non credo. Andando sui moduli, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. No, non ci ho dato nulla. Dicevo, questi punti qua, 25 che stanno pure qua, sono esperienza libera, esperienza che mi hanno dato quando ho acquistato questa nave qui. È un piccolo bonus, un piccolo omaggio che ti danno per incentivare, in modo da poter sbloccare anche altre navi o altri potenziamenti. Quindi diciamo, purtroppo non vi posso far vedere come si sbloccano, ma basta che andate qui per esempio e fate, ci sta l'opzione per sbloccare, sbloccate e quindi sbloccate quei punti, vedete questo 600 punti stella, e poi vi chiederà i punti, questi crediti argentati, queste monetine qua, per confermare lo sblocco. Quindi sono due tipi di valute che bisogna fare. Però queste navi non si comprano, queste qua, queste inglesi che sto facendo, sono quelle che si farmano dentro al gioco. Adesso facciamo, selezioniamo la Duca d'Aosta, facciamo la battaglia PvP e iniziamo e vediamo un po' che succede. Sicuramente farò le classiche figure in merda che faccio come sempre, però è giusto per farvi vedere una cosa, un gioco che ho trovato originale, perché non avevo mai visto una cosa del genere. Battaglie navali mai, sinceramente mai visto, ed è fatto anche bene, è originale, è fatto bene davvero, ha una grafica buona, le navi sono fatte piuttosto bene. Ecco, vedete qua? Qua c'è la mia squadra. Siamo adesso per secondo, ma saremo tipo 7-8 navi, forse anche di più. Vedete la Carolina, ognuno ha una nave. Questa è una nave di classe 8-8-8, questa è di classe 6, questa è di classe... anzi no, queste sono 6-7-8, sì, è vero. Vedete, la classe 8, la Cleveland di classe 6, io sono di classe 6, io sono le navi più deboli che ci stanno, e sono tutti forti. I nemici più o meno la stessa cosa, sì, anzi sono uguali, le controparti sono uguali come a livello di classe, quindi sono equilibrati. Ok, iniziamo la battaglia. Come vedete qui ci sono due tipi di munizioni. Se premete uno ci sono quelle diciamo esplosive, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, e il 2 dovrebbe essere quelle perforanti. In ogni caso, se avete dubbi premete F1 e vi spiega un po' tutte le cose del gioco. Vedete AFAP, il numero 3 sono i torpedi, perché se voi premete 3 vi carica i torpedi. Adesso li sta caricando, sarebbero i, detto in spagnolo, torpedo, vabbè, sarebbe il siluro, ecco il siluro. Adesso farò un po' la testa di cazzo perché sto un po' distratto a spiegare le cose mentre gli altri stanno concentrati, quindi è meglio avvicinarci, magari fare un po' di gruppo, perché se no, ok, senza però sbandare, scusate per la mia manovra, per il mio drift navale, ok, non do fastidio a nessuno, non vi do fastidio, tranquilli. Ok, questo qua chissà, forse mi starà mandando le maledizioni. Ok, allora abbiamo caricato i nostri siluri. R, come ho detto, spegnere incendi. T per visualizzare le navi a una distanza più elevata. La U serve per mirare più lontano, quindi se avete mettete lo zoom, vedete con lo scroll che aumenta lo zoom per vedere le navi nemiche, per fare fuoco. Ok, ne abbiamo avvistata una. Rallento un po' la velocità perché voglio vedere se girando di qua che distanza è. Ok, è molto distante ancora. Ok, però questa non è molto distante. Attenzione che c'è una nave sulla mia destra,
aumentiamo un pochino la velocità, però nemmeno troppo perché sennò vado a sbandare. Intanto questo ci passa. Ok, allora io lancerei l'aereo per sparare più lontano. Vedete l'aereo che mi alza la vista? Avete visto come ha fatto? Vediamo un po' se ci azzecco sulla distanza. Allora, questo è andato troppo a sinistra. Questo pare che va abbastanza bene, però intorno mi ha schivato proprio, bastardo. Che succede? Chi mi sta sparando? No, no, i siluri no. No, 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 i siluri sono terribili, ragazzi, sono terribili. Credo di aver centrato la cittadella, credo, non vorrei dire una cazzata. Proviamo a sparare i siluri. Vediamo un po' la gittata, però il problema è la gittata dei siluri, non è tanto il discorso che ci sono delle cose qui in mezzo. Va bene. Niente, siluri. Ok, adesso sì, però adesso li rilancio, proviamo a lanciarli, anche se sicuramente saranno parati. C'è un torpedo nemico, ma non so dov'è. Ok, niente. Oh, è difficile parlare, quando si fa PvP devi stare molto concentrato, quindi scusate se dico delle cazzate o faccio delle castronerie assurde. Ok, questo sta parato dietro la collina, non posso fare un cazzo. Appena si libera però ne possiamo fare qualcosa. Proviamo con i proiettili esplosivi, andiamo a caricare quelli, però senza perdere troppo tempo, perché sennò... Dai, carica. Ok. Troppo lungo ragazzi. Questo. Niente. Mi stanno sparando. Questo l'ho preso. Questi credo siano incendiari, perché si sta bruciando tutta la nave, quindi dovrebbero essere incendiari queste navi, questi balli cannone. Insistiamo a incendiarla, vediamo un po'. Se è vicino, stavolta non l'ho presa, no. Vediamo se riusciamo a distruggerla o almeno a collaborare per la distruzione della nave. Occhio, perché davanti credo che ci siano... Ok, c'è un amico qua, non ci dobbiamo... Devo stare attenti a non speronarci, che sennò ci facciamo danni tra di noi. Ok, io proverei a lanciare un po' di siluri. Vediamo un po', facciamolo in questa direzione. Attendo agli alleati però, perché non dobbiamo colpire gli alleati. Nel frattempo ci hanno colpito, non vorrei dire. Siamo quasi morti. Dai, dai, non ci dobbiamo incagliare, sennò sono cazzi amari. Ok, vai di prua, spariamo sto pezzo di legno. Ok, abbiamo affondato uno, grandissimi. Almeno posso dire di aver ammazzato uno. Vediamo questo. Troppo distante. Il problema è che mentre fate questo, prendiamo la mira, dobbiamo stare attenti a guardarci intorno, a guardarci la mappa, a guardare tutto quello che succede. Oh, l'ho preso. Bastardone. Non so se caricare un'altra volta gli infiammabili, Carichiamo un'altra volta gli esplosivi. Vediamo un po'. Intanto guardiamoci intorno, perché ohia cazzo, c'è questo bastardo qua. Bastardone. Vedete che ci vuole tempo. Se io miro di botto da un lato, ci vuole il tempo che i cannoni si posizionino dal lato dove voglio andare. Ok, l'ho preso, però adesso mi devo spostare perché mi sto incagliando. Approfittiamo che abbiamo il fianco. Questo forse lo schiva. No, l'ho preso.
Vai, vai, cliccando col sinistro era scontato, non l'avevo detto, però si spara. Se cliccate due volte fa la salva di cannone intera. Se cliccate una volta sola fa un cannone solo, quindi potete scegliere come volete, insomma, a vostra discrezione. Lo stiamo martoriando, speriamo che non resista a lungo. Siamo in leggero vantaggio. Dai ragazzi, forza. Ah no, sta scappando, scappa, scappa. Infame scappa. Il motore a pieno regime. Devo stare attento però. Non vorrei mettermi in mezzo ai guai. Occhio perché devo darmi una calmata. Eccolo là, lo sapevo. Porca puttana! Lo sapevo che avevo fatto l'agguato. Immaginavo, è un brutto presentimento. Ho detto, vedi che mi metto in mezzo ai guai. Vaffa l'asino, guarda. Pazzesco. Mi fa sclerare come Rainbow Six Siege. Però è bello, questo gioco è bellissimo. Guardate la resa dell'acqua. Stavo nell'acqua bassissima, già tanto che non mi sono incagliato. Comunque siamo 6 contro 6, siamo pari, siamo pari, il match è molto equilibrato. Se vogliamo possiamo anche continuare a seguire il resto dello scontro, o si può anche uscire volendo, potete semplicemente premere ESC e salire al puerto, o uscire al porto, sarebbe in italiano. Però in questo caso continuiamo a seguire, sono curioso, che sono belle anche le altre navi da vedere. Per esempio questa è una classe 6, si chiama New Mexico, il giocatore si chiama Ninja, vedete i danni, cioè 3000 rotti di danni. Ovviamente io diciamo che non sono ancora molto abituato a usare questo tipo di navi, quindi l'avrei potuto usare anche meglio. Magari non hai attacchi aerei, però avrei potuto forse sfruttarlo un po' meglio, ecco, diciamo. Sono le prime partite che sto facendo in questo gioco, quindi è già tanto che ne ho fatta fuori una. Vedete, questo sta messo molto male, ed questo è un tier 7, quindi è una nave potente, la Benson, che non conosco. È abbastanza piccola, però mi sembra molto veloce. Vedete che resa grafica spettacolare, bellissimo sto gioco veramente. Quando l'ho visto alla live di Corida hanno detto no cazzo, questo devo provare assolutamente, perché è veramente bello. E vedete, premendo la M c'è la situazione tattica, possiamo controllare. Questi sono siluri alleati, i verdi siamo della nostra squadra, i rossi sono loro. Stiamo comunque vincendo perché abbiamo il controllo. Ecco, mi sono scordato di dire, anche qui c'è funzione il discorso del controllo dell'area, quindi stiamo controllando in questo caso B e C, loro stanno controllando solo A, quindi siamo in una situazione di vantaggio effettivamente, almeno al momento. Vedete la barra verde sulla sinistra, questa qua che sto puntando, è più carica della barra rossa, quindi siamo in un buon momento, anche se abbiamo perso una nave. Porca miseria, siamo con una nave in meno. Perbacco. Hanno cazzi amari adesso. Questi se le stanno dando di santa ragione a poca distanza. Il problema è che lui è. Ci stanno due navi, non è che ce ne sta una. Quindi sto caro Narol deve stare molto attento. Sta prendendo un sacco di mazzate. È brutto, questo muovi dal fianco e quindi ci prenderà una frega di cannonate. Eppure questo, vabbè, questo è dalla prua, ecco, adesso di dal fianco sono cazzi amari. Se dovrebbe scappare, grandissimo, l'ha quasi affondato, cavolo, peccato. Se ce la fa affondarlo, no, non ce l'ha fatta. Guardate con quanta vita è sopravvissuto quello, ma è incredibile. Avrà uno sputo di vita, quello basta che uno gli dà una martellata così affonda quella nave. Guardate, guarda, è praticamente distrutta. Pazzesco, che sfiga che c'ha avuto questo qua. Stava a recuperare. Porca miseria. Vabbè, comunque hanno poca vita, quindi devono stare molto attenti. Allora, noi abbiamo ancora questa nave qui e poi ci sono altre due navi qui davanti.
vedete, questo proiettile significa che è un tipo di nave, che ora non mi chiedete qual è perché sinceramente non lo so. Comunque ci sono caccia, ci sono i cosiddetti cacciatorpediniere, le corazzate, le battleship, come cavolo si chiamano. Ci sono addirittura le navi, le portaerei addirittura, quindi sono vari tipi di navi che si possono sbloccare e ognuno ovviamente ha le sue caratteristiche. Ah, perché questa è piccolina, perché deve essere tipo un caccia torpediniere, tipo un caccia siluro. Ok, stiamo perdendo, ragazzi. Stiamo sotto, vediamo un po' questo che combina. Sicuramente questo deve stare male perché si è allontanato, quindi non deve essere molto molto sano. Adesso gli sta dando il fianco, forse si preparerà. Forse sparare? No. No, se ne va perché le torrette vedo che non stanno facendo nulla. Quindi va a dare la caccia a questo. Ecco, vedete come gli dà il fianco. Ah, gli ha dato il fianco per lanciare i siluri. Interessante. Per metterlo in difficoltà. Mentre l'altro è impegnato invece a scontro con quell'altro. Però magari qualche colpo di cannone non sarebbe male, se io dessi, eh. E ti ha lanciato sulle siluri e basta. Non ha fatto altro. Questi due si sono allontanati. Hanno come se avessero paura. Cioè, nonostante. Cioè, noi abbiamo solo due navi. Loro ne hanno ancora 5. Eppure stiamo vincendo a livello di punti. Vedete, abbiamo 597 punti. Anzi, 603 contro 403. Ditemi un po'. Ah, ok, questo è andato, che ha dato il colpo di grazia, grandissimo! Però sono cazzi tuoi, perché mo ti stanno castigando. Che sono tre navi, sono rimaste là, tutte e tre insieme stanno. Poi ce n'è rimasta un'altra isolata lì. Però è brava a sfuggire questa nave. Che cos'è questa cosa? Penso di aver lanciato delle bombe, delle mine. Non so cosa, non capisco, non lo so, ragazzi. Ok, è stato distrutto. Siamo rimasti con un solo giocatore. Anche se gli altri non stanno messi bene, eh. Non si può mai dire, eh. Mai dire mai in questo gioco. Anche se la vedo dura. Se questi si coalizzano insieme, se questo riesce a distruggere questo qua, può avere buone possibilità. Senza prenderci troppe mazzate, però. Già sta andando in fiamme e la cosa non è molto incoraggiante. È un peccato perché stiamo vincendo i punti, davvero un peccato. Potevamo farcela, invece pare che non ce la faremo. Vediamo se riesce ad avere la meglio. Prima che si avvicinano gli altri, ma gli altri gli daranno la caccia. E già gli stanno dando la caccia. Già lo stanno tartassando tutti. Non può fare altro che cercare di prenderli uno per uno e farli fuori, ma non penso ce la farà. No, stiamo facendo il lavoro di squadra, vedete come arrivano i missili da lontano. Questa è la mancata, ahia, questa l'ha presa una, ahia, ha preso una, sta andando a fuoco, è resistente questa nave, eh. È resistente, che dolore che gli ha fatto. Peccato che non ce la farà, infatti, perché l'hanno borbandato a distanza. Però tutto sommato non è andata male, abbiamo fatto 100.000 crediti, 846 stelline, che poi queste stelline non so. Ah, ok, abbiamo fatto anche le stelline, dico sempre stelline, ormai sono le stelle, quelle che si possono usare in tutte le navi. Questa qua non lo so, 846, adesso controlliamo a cosa servono, perché effettivamente se questa nave io non posso sbloccare nulla, a che cosa me la date questi 800 punti? Sì, me la date a questa nave, quindi questa nave si dovrebbe convertire questi punti. Esattamente, quindi quei dobloni, come spiega qui, quindi acquistando dei dobloni potete convertire i punti, diciamo per esempio in questa nave che non servono perché è stato tutto sbloccato, in punti stella generali con la quale si possono sbloccare altre navi o altri potenziamenti per altre navi.
un doblone non costa nulla. Se comprate un pacchetto piccolo da 300-400 dobloni, se non ricordo bene, credo, o no, 500, potete convertirne parecchi, insomma. Vabbè, ma è anche giusto che ci sia, no? Se un gioco è fatto bene, perché non spendere anche qualcosina? Non dico tanto, però giusto un piccolo contributo, magari, no? Se il gioco è divertente, è carino, voglio dire, ne vale la pena, secondo me. Però potete sempre provarlo gratis, se volete. Io vi lascio il link in descrizione del gioco, perché non si trova su Steam. Quindi lo trovate, lo dovete scaricare sul sito ufficiale. I produttori sono, i sviluppatori sono gli stessi di World of Tanks, quindi se avete già un account World of Tanks dovreste in teoria poterlo scaricare direttamente dal sito. Ok ragazzi, detto questo vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!